E diamo il benvenuto, attenzione, colpo di scena alle due prime ospiti della giornata. Buongiorno Elisabetta Ferri, buongiorno Beatrice Terenzi, buongiorno. Paolo. Microfoni ragazzi, microfoni, microfoni. Ciao, buongiorno. Allora, giornaliste e scrittrici, no, dico, voi lo sapete forse perché sto sottolineando questa cosa, perché abbiamo rotto un tabù in qualche modo, abbiamo infranto un tabù, fino a oggi avevamo un ospite a frazione, diciamo, con voi abbiamo deciso di fare questa eccezione, forse perché avete portato un libro che si intitola Non siamo normali, esattamente, cade a fagiolo, il libro si intitola Non siamo normali e cade a fagiolo. Allora, questo libro, io faccio una piccola introduzione, poi dopo vi lascio campo libero. Questo libro è stato presentato un po' più di un anno fa, il 25 gennaio 2020, al Cinema Astra, se non sbaglio, c'eravamo anche noi. È stata fatta questa presentazione e ovviamente perché è stata fatta a gennaio? Per avere davanti tutto un anno meraviglioso di presentazioni, di esposizioni mediatiche di tutti i tipi, eccetera. E poi, come per tante cose, a febbraio è arrivata la pandemia, ha fermato tutto. Scusa Paolo, ti interrompo, è stato il primo, anzi l'ultimo evento prima della pandemia. Sì. Quindi abbiamo comunque uno praticamente storico. Un record c'è. Siete riuscite a beccare il momento cruciale storico anche in questo caso. Però naturalmente il libro c'è e questa è la cosa importante. Il libro c'è, ha continuato a camminare in giro per tutto quello che è un percorso tipico di un libro. Noi oggi molto volentieri vi ospitiamo a raccontarci di cosa parla. Si intitola Non siamo normali e nasce come strumento per dare la visibilità ai protagonisti del libro. Chi sono questi protagonisti del libro? Io a questo punto sono in difficoltà con chi parlo. Ci organizziamo, anche perché, esatto, la regia, all'unisono. La regia impazzirà probabilmente. Di solito parlo io e quindi facciamo così. Uh-huh. Guarda, l'idea, intanto ringraziamo Marcello Ciamaglia che un giorno ci ha chiamato in comune per dirci che c'era un ragazzo amputato che si chiama Manuel Tribbi che avrebbe desiderato raccontare la sua storia, se potevamo dargli una mano a scriverla. E a quel punto, confrontandoci con Beatrice, ci siamo resi conto che noi in realtà da anni conoscevamo persone che facevano sport ad alto livello, sto parlando, poi ci addentreremo nei dettagli, che facevano sport con una disabilità importante, ragazzi che avevano perso la vista, in questo caso tre nel nostro libro, ragazzi amputati, in questo caso ancora tre nel nostro libro, poi c'è un ragazzo sordo e poi c'è il Jolly che è Marco Manzini che ha avuto un incidente gravissimo e risvegliandosi dal coma dopo 33 giorni e con una parte sinistra ancora semi paralizzata riesce ugualmente a vincere gare di taekwondo o di para-taekwondo. Quindi ci siamo confrontati un attimo e abbiamo detto, ma tutte queste storie che noi raccontiamo anche su, posso citare il giornale? Sì. Ah certo, okay. Come no. Sul Resto del Carlino. Protagonista della nostra rassegna stampa, tra l'altro, quotidiana. Insomma, grazie. Per cui... Ecco, gli articoli di un giornale alla fine non riescono ad esprimere totalmente quello che c'è dietro le storie di questi ragazzi. Cioè potevamo dire, soprattutto Bea che si occupa di tanti sport rispetto a me al giornale, raccontava magari le gare, i tempi che avevano fatto, ma non cos'era successo, perché non avevano più una gamba, perché erano diventati ciechi, che cosa questo avvenimento aveva cambiato nelle loro vite, come erano usciti dalla depressione, perché tanto all'inizio sicuramente una botta c'è, no? nel trovarsi senza un arto, o non vedere più, o non sentire, insomma è una difficoltà grande. Lo sport è stata la chiave comune per tutti loro per un riscatto. Ecco, per venire fuori dalla vergogna, anche che poi non si capisce nemmeno uno perché dovrebbe vergognarsi di non aver più un piede, certo. Cioè che potrebbe capitare purtroppo a tutti se è un incidente con la moto, come è capitato a due dei nostri ragazzi, oppure ad avere una malattia invalidante o qualsiasi altra cosa. Ecco, quindi... Questo dell'approfondimento devo dire che è un tema che mi sta molto a cuore, ne ho parlato qualche giorno fa anche con la vostra collega del Corriere Adriatico, con Simonetta Marfoglia del Corriere Adriatico. Cioè il giornale in effetti ha un po' questo scopo in un momento in cui l'informazione sta cercando un po' di riorganizzarsi, il giornale ha lo scopo comunque di approfondire, perché il giornale si prende e si legge con un po' più di calma di quello che invece è la lettura veloce dei social che viaggiano a titoli poco più. Però è anche vero che il giornale poi il giorno dopo scade, no? Il libro invece resta, per cui diciamo che in questo passaggio dal giornale al libro ci vedo un perdurare di attenzione, un perdurare di interesse, poi
se sono tutti come me e come la Bea, il giornale lo teniamo per sempre, per cui ne parlavamo prima, non noi non buttiamo via niente, no? Per cui il giornale resta a imperitura, a memoria per i nostri discendenti e tutto quanto, insomma, tutto quanto, per cui, però insomma, diciamo, almeno per un po' più di tempo di quello che è la notizia sui social o comunque la notizia per quanto approfondita sul giornale, il libro resta e racconta qui in questo caso 9 storie, vero? Avete scelto, ma con che criterio avete scelto queste 9 storie? Diciamo che abbiamo scelto atleti paralimpici, quindi atleti che già hanno un percorso nazionale e internazionale, che hanno avuto una convocazione in maglia azzurra del nostro territorio. E purtroppo, per fortuna, è solo una donna, che è appunto la Chicca Mencoboni. La Chicca che salutiamo. Sì, salutiamo, sicuramente sarà dietro lo schermo, perché lei è felicissima quando lo sport è diverso, tra virgolette, viene alla sua visibilità, che purtroppo il discorso della visibilità è molto, certo, è molto scarso. Quindi infatti ringraziamo Rossini TV per questa occasione e te Paolo in particolare. E il libro, certo, noi l'abbiamo divulgato per appunto diffondere la disciplina e la storia di queste persone che sono campioni nella vita e nello sport. Poi la pandemia ha bloccato tutto, però abbiamo continuato comunque ad avere le nostre possibilità di diffusione, anche se più ridotta. Speriamo adesso piano piano di ritornare, perché mi ha avuto diversi inviti anche in altre città, però purtroppo poi il coronavirus ha bloccato tutto. Certo. E noi comunque partiamo da prima, nel senso che noi abbiamo fondato la Nazionale di Basket Sorde e quindi già lì la nostra associazione, il campo dove appunto io e Elisabetta siamo presidente e vicepresidente, e da anni curiamo la disabilità nello sport, partendo dai sordi. Infatti qui abbiamo portato Elisabetta la mascherina trasparente, e anche io ce l'ho qui dentro la scatolina, sperando di non poterle più utilizzare, però eventualmente se bisognerà continuare a coprirci la bocca, è giusto che ci siano comunque delle mascherine di questo tipo. Certo. Perché altrimenti le persone che hanno problemi di ascolto, perché appunto sono sordi, non possono leggere il labiale, quindi la comunicazione viene interrotta. Tra l'altro queste qui permettono di vedere il sorriso, no? Che noi, esatto, è più di un anno che non vediamo più il sorriso della gente, cioè la gente cerca di sorridere con gli occhi, sì, ma è vero, non è la vero stessa cosa. Abbiamo notato al primo raduno che abbiamo rifatto con le ragazze sorde nel ponte del 1° maggio, usando prima queste, che però lasciano un po' qua, no? Un po' troppo libero. Forse non sono regolamentari, mentre questa qua, che fa vedere Bea adesso... Devo indossare come modella? So, poi mettila un attimo, secondo me... è più interessante perché innanzitutto copre di più e lascia libera proprio esattamente la bocca. Devo aver visto un servizio prodotto nelle Marche, probabilmente. Cioè, adesso mi pare che sia San Benedetto del Tronto una ditta che è stata autorizzata a creare queste mascherine. Questa arriva da Taiwan, però per fortuna proprio nella nostra regione le faranno. Certo. Come dicevamo, io non vedo l'ora di non metterle più in giro, però... Certo. Finché ci toccherà di portarle, secondo me, per rispetto nei confronti delle persone che non sentono, ma non parlo solo di magari ragazzi nostri, io penso anche a gente di una certa età che a un certo punto sente di meno, magari vai dal medico, non riesci a capire. Ma guarda, allora io svelo una cosa: io ho dalla nascita una lesione al nervo acustico che mi toglie alcune frequenze che in casi particolari, quando c'è molta confusione, rumori di fondo eccetera, mi mettono in difficoltà a seguire i dialoghi e le parole. Per cui mi sono accorto adesso, perché forse non me ne ero mai accorto, di essere nel tempo, siccome è una cosa che porto dietro da quando ero labiale, a abituarmi a sostenermi col labiale, no? Per cui io quando parlo con una persona guardo, e mi sono accorto adesso che, non potendo, ogni tanto insomma vado in difficoltà e dico cosa, come? Infatti ero un po' preoccupato il periodo che avevamo deciso qui anche a Rossini TV di usare le mascherine per dare anche un segnale, perché era necessario darlo e oltre che perché era prudente indossare. Ero un po' preoccupato perché, sai, hai l'ospite, no, non è che sia proprio il massimo, non è il massimo dell'eleganza in diretta, insomma. Però ecco, questo è il tema ed è un tema importante, anche perché speriamo tutti che non si debbano mai più mettere e che non sia necessario più metterle, però potrebbe anche ricapitare in un momento particolare, e essere già pronti, essere preparati, avere già, magari come si dice ormai in questo caso, dei protocolli previsti, male non fa. È un
tema, tutto questo tema della disabilità e tutto, facevo una riflessione, è un tema da maneggiare con molta cura, però vedo che voi usate con molta disinvoltura per esempio la parola sordi eccetera, no? È quella corretta comunque, Paolo, è una cosa che io condivido molto, perché tutto questo arrampicarsi sugli specchi per cercare di non usare più delle parole che invece erano nel lessico comune, ce l'hanno tutto detto il resto. I sordi stessi, mica una parolaccia, sordo, anche esatto, cieco, no? Perché esatto, dobbiamo dire non vedente, non esatto, udente, esatto, cioè, non ha senso, cioè, non è un'offesa dire che una persona è sorda. Anzi, c'è molto orgoglio tra loro di immagino, questo fatto. Immagino e condivido. Siamo nei confini di questa situazione dove c'è questo famoso politically correct che è necessario da tenere. Cioè, io temo che sia fatto una gran costruzione intorno al niente, perché in molti casi il rispetto si capisce già da subito, senza la necessità di vedere se viene usata una parola o un'altra, cioè che voi nell'azione che avete fatto, in tutto quello che state facendo, siete al massimo livello del rispetto nei confronti delle persone, è evidente, al di là del fatto che voi diciate sordi, che poi è confermato che loro preferiscono essere chiamati così, piuttosto che come si dice? Audiolesi, non udenti, ma no, c'è un'identità proprio, esatto, che deve essere rispettata. Noi abbiamo tanto imparato, ma non solo dai sordi, anche da questi ragazzi che sono i protagonisti di questo libro, e ci hanno arricchito, perché comunque frequentandoli, parlando, il fatto che ci hanno raccontato le loro storie, che sono andate al di là comunque dell'aspetto sportivo agonistico, e hanno veramente arricchito la nostra vita sia professionale sia umana, e quindi non deve fare altro che ringraziarli, perché ci ha permesso anche di creare dei bellissimi rapporti tra noi. Abbiamo una nostra chat, certo, ci sentiamo in maniera periodica, e ci raccontiamo anche situazioni che non sono solo diciamo di risultati agonistici. Il fatto che uno di loro è diventato padre è stata una gioia per tutti noi. Quindi questo libro e quello che facciamo io e Betta di puro volontariato nell'ambito anche della nazionale di Basket Sorde è davvero un modo per ripristinare certi rapporti, ripristinare certe situazioni che spesso non vengono considerate nella vita quotidiana. Come avete lavorato? Avete fatto, cioè, li conoscevate già e avete approfondito? Come avete lavorato per fare questa allora, parte, la parte proprio dello scrivere? Erano 10 all'inizio, quindi abbiamo detto facciamo 5 per uno, no? Perché è inutile che li incontriamo tutti e due insieme, poi chi scrive cosa, no? Era complicato. Quindi diciamo che dopo uno si è tirato indietro perché non era più convinto, abbiamo rispettato questa scelta e sono rimasti 9. Quindi, chi ha lavorato di più? Io ne ho fatti 5, va bene, ma questo conta poco. Era il suo quello che si è ritirato, ormai li avevamo già divisi. È la colpa mia. Scherziamo, ma io mi diverto. È tirato quando mi ha visto, quando è stata a casa sua. Spesso di dire, qualcuno dirà, ma questo conosce tutti, però è vero, cioè, con Betta andavamo a sciare da bambini, con la Bea più o meno da quelle parti lì, anzi, prima ancora, perché io abitavo... Rapporto con la tua attività. Ma sì, ma poi ancora prima c'era, cioè io abitavo davanti a casa di Pantano, dei tuoi genitori, insomma, vedi, per cui... Siamo amici di famiglia, dai, hai capito, così? Per cui la battuta, insomma, viene certo, fuori facile. No, tra l'altro questo ritiro di questo ragazzo ci ha fatto riflettere, perché abbiamo capito che non era pronto, un ragazzo che stava perdendo progressivamente la vista, all'inizio era forse colpito di essere dentro un libro, poi quando ha capito che avrebbe dovuto raccontare, no, anche cose certo, particolari, personali, non ce l'ha fatta, certo, e noi abbiamo rispettato questa certo, cosa, direi, perché i ragazzi invece che sono in questo libro sono orgogliosi. Non che gli è capitata questa cosa, ovviamente, ovvio, ma di come hanno saputo reagire, certo, di come hanno saputo trasformare questa, posso dire, sfiga, perché uno va in motorino, va a sbattere contro un muro, diventa cieco, non vogliamo chiamarla sfiga, certo, un ragazzo poi, quello che abbiamo visto prima. Sì, dopo li rivediamo tutti, lo avverto la regia, Giordano, le abbiamo fatte passare così mentre sì, parlavamo, però poi dopo le rivediamo certo, tutte dicendo i nomi, così almeno certo, sono riconoscibili anche da quello casa. Quello che è stato, a me per esempio, ha colpito personalmente molto, perché ognuno li ha incontrati dove voleva, quindi io per esempio con Michele Baldelli mi sono incontrata in un bar, che è il maratoneta cieco, e con altri magari li abbiamo fatti venire al resto del Carlino, dopo ognuno si è organizzato i suoi appuntamenti, e io a casa di Giordano Cardellini, che è questo ragazzo che appunto ha perso la vista in un incidente con il motorino,
che abbiamo visto prima, che tira con l'arco, che tutti dicono come fa un cieco a tirare con l'arco, dopo gli dico, eccolo questo qua che vedete. Probabilmente non avete letto lo Zen e l'arte del tiro con l'arco, esatto. Perché se l'aveste letto... È un ragazzo meraviglioso, meraviglioso veramente, e l'importante nel tiro con l'arco ho scoperto che non è la mira, ma è l'equilibrio del corpo, quindi quando tu sei messo esattamente nella posizione dai tuoi maestri, devi solo scoccare la freccia, è quello il gesto, non è vedere il bersaglio che è a 30 metri, neanche uno che ci vede lo vede il bersaglio a 30 metri, ok? Ecco, sono andata a casa sua, quindi lui mi è venuto a aprire, perché vive da solo, poi ha una ragazza, poi è diventato papà e anche la sua ragazza non vede, quindi io all'inizio scioccata, dico ma come fanno sti due a vivere da soli, no? Quindi anche quella è stata una scoperta, vedere come due persone che non ci vedono si organizzano in casa così, senza problemi. Quindi lui mi è venuto a aprire la porta, poi a un certo punto mentre camminavamo nel corridoio buio mi ha detto ah scusa te non vedi, ti accendo la luce? Sono ironici da matti, ecco, anche questo li rende forti, no? Ha acceso la luce, ha detto tanto per me è uguale, però capisco che te ne hai bisogno. Poi siamo andati in cucina, ha detto hai sete, ti prendo una bottiglia d'acqua, priva i mobili, tu. Io ammirata, cioè proprio cucina. Cioè, ha detto sì, ogni tanto mi sono scottato, però comunque cuciniamo. Certo. E adesso hanno questo bambino. Io veramente sono delle persone estremamente coraggiose e questo ti fa sentire piccolo, cioè ti inverte quello che te pensavi. Non te pensi, io sono la persona normodotata e lui è disabile. E poi ti accorgi, no, che te sei disabile, però che loro sono più forti. Hanno un'abilità in più che sono quella di fare a meno di certi, di un senso. Esatto, quindi per quello penso la parola diversamente abile è l'unica che mi piace, perché ti fa capire che non è che gli manca, non sono handicappati, ecco, ma sono con un'altra abilità, che è quella di aver ritrasformato il loro corpo rispetto a quello che gli è successo. Certo. E nello sport loro hanno trovato tutti una valorizzazione, una definizione importante, però poi nella vita fanno altro. Sì, sì, certo. Non sono professionisti. Nessuno di loro. Esiste un professionismo nello sport paralimpico? Esiste, però ecco, non è nel caso dei nostri protagonisti. Loro, il prossimo libro, Paolo, va bene? Okay. Non svegliamo. No, però speriamo che qualcuno di loro, cioè il più piccolo, di cui si è occupato Bea, se vuoi raccontare la storia di Lollo, Marco Antonini. Lollo è nato l'unico così. Fanese, intanto, diciamo, nei pesaresi. Lollo è nato così, poi sì, vero, è il nostro cucciolo. Però è anche quello un po' più forte, perché alla fine ha la possibilità di andare a Tokyo alle Paralimpiadi. Se le fanno? No, dovrebbero farle, dai, le ultime notizie sono... Non portare sfortuna. Stamattina hanno detto che i giapponesi non sono contenti. Ah, ecco, che i giapponesi non vogliono i turisti, però vogliono Lollo Marcantonini. Sono molto preoccupati i giapponesi. E quindi è l'unico che in questo momento ha, diciamo, le chance per partecipare ai Giochi Olimpici in Giappone. Kika Menkoboni potrebbe, però è molto difficile, lei comunque ci prova ogni volta e anche nelle ultime gare di Jesolo ha fatto ottimi tempi, però c'è più competizione nel suo reparto. Peter Pozzoli, non so se c'è l'immagine, il nostro basketaro sordo, ha già fatto diverse Olimpiadi. Tra l'altro la Betta ha scritto il pezzo e adesso dovrebbe anche partecipare ai prossimi europei, che saranno tra l'altro per la prima volta in Italia a Pescara, e quindi sicuramente Pozzoli, che è anche uno dei più grandi, è l'atleta tra questi che abbiamo selezionato con palmarès più ricco. Poi volevo dire una cosa, che noi li seguiamo costantemente, quindi in questa chat di cui parlava Bea, che ovviamente si chiama Non siamo normali, perché ormai anche noi non abbiamo scritto non siamo tutti, esatto. No? Okay. Vi siete messe della ci siamo partita. Messi anche le magliette 10, abbiamo, 10 e 11 esatto. Riccardo Tondi proprio ieri ha ottenuto il diploma di accompagnatore di e-bike. Sono le bici elettriche, no? Allora lui è anche lui uno dei più grandi, ha superato i 40, lui ha 40 anni, ha deciso basta, smette di giocare a calcio, no? Quindi è amputato, giocatore di calcio e nazionale, eccolo, vediamo qua, vedete come tra l'altro per giocare a calcio amputati bisogna usare le stampelle, che è una roba da pazzi. Io li ho visti giocare e ti giuro che veder correre una persona su una gamba sola con le reggendosi sulle stampelle, poi alla fine trovare la forza anche di calciare il pallone, sono dei mostri questi ragazzi, cioè sono veramente atleticamente super. E lui, siccome a un certo punto ha detto dai basta, 40 anni smetto, non ce la faccio più correre dietro ai ragazzini di 18 anni, però siccome non sa star fermo, ha preso la bicicletta, si è innamorato della bici
E non è che gli basta andare in giro con la mountain bike, è diventato adesso accompagnatore, quindi ecco, sono delle eccellenze questi ragazzi, ogni cosa che si mettono a fare gli riesce. Io per questo dico che sono forti, capito? E quindi noi siamo ancora desiderose di raccontare queste storie. E quando scendono in campo e tolgono le orpelli nel caso del calcio a protesi, nel caso dei sordi l'apparecchio acustico, per essere davvero tutti uguali, certo. E quindi non diciamo attaccarsi alle macchine, ma proprio il proprio corpo che si esprime nella sua potenza, nella sua completezza. Siccome penso che sia infinita la gamma di possibilità, come funziona a livello sportivo, cioè i regolamenti, come fanno a ricomprendere categorie difficilmente categorizzabili? Sì, infatti non possono, per esempio, i sordi fare le Olimpiadi insieme ai Paralimpici. Noi questa cosa dispiace molto, perché l'esposizione che hanno avuto le Paralimpiadi è stata importante, no? Dal 2012 in poi, quando certo. Sky ha deciso da Londra in poi di mostrare le immagini, adesso la gente segue normalmente anche le Paralimpiadi, non solo le Olimpiadi. E i sordi, purtroppo, se tu pensi, ti faccio l'esempio più facile, una gara di nuoto, ci tuffiamo, io non ho una gamba, te non senti, non possiamo avere gli stessi tempi, no? Perché io senza una gamba non posso avere la stessa spinta. E quindi purtroppo i sordi fanno le Olimpiadi, che si chiamano Deaflympics, l'anno dopo, da soli. E quindi questa cosa, purtroppo, quindi vedi, già c'è una piccola separazione. La cosa ideale sarebbe, al termine delle Paralimpiadi, far svolgere anche le Olimpiadi dei sordi, perché si parla di qualcosa come 5.000 ragazzi da tutto il mondo, sono tanti, noi abbiamo partecipato a un paio di edizioni delle Olimpiadi dei sordi, è bellissimo, insomma. La sordità è l'unica disabilità invisibile. Invisibile e tutto sommato, diciamo, relativamente poco impattante sull'aspetto della prestazione fisica, no? Alla fine, probabilmente certe cose non riesci a farle nello stesso modo, però tutto il resto, cioè il fisico, te lo puoi allenare, preparare. Sì, per esempio, in questo momento i sordi non possono ascoltare questa bellissima trasmissione. Esatto. Il sottotitolo. Infatti, lì io volevo arrivare. Il libro, voi l'avete anche realizzato, per esempio, in versione audiolibro per quelli che non vedono? L'audiolibro ancora non l'abbiamo fatto, però abbiamo fornito il file Word, diciamo, all'Unione Ciechi, che ha un programma di ascolto, diciamo, tramite computer, cioè loro praticamente hanno un tasto nel computer che gli permette di convertire lo scritto in audio. Quell'audio, quello un po' meccanico, quello un po' quella voce. Infatti l'idea è leggere queste storie, farle leggere magari a belle voci e trasformarlo magari. Anzi, Lucia Ferrati. Se qualche sponsor ci vuole aiutare a fare l'audiolibro, a Pesaro ci saremo molto contenti. Con l'associazione, appunto, di Lucia, che è venuta qualche giorno fa a trovarci, e con tutti gli appassionati di lettura che ci sono, sinceramente credo che dovrebbe essere l'ultimo dei problemi trovare qualcuno anche in forma volontaria che abbia voglia di prestarsi, anche perché poi essendo 9 storie possono essere lette benissimo da 9 persone diverse, per cui ogni storia non è un romanzo da 1.000 pagine che insomma richiede un impegno, per cui lanciamo questa proposta, insomma la lanciamo già qua, diciamo che con Lucia Ferrati abbiamo collaborato, la ringraziamo per abbiamo letto dei passi tramite la LIS, la lingua italiana dei segni, affinché anche i sordi potessero appunto ascoltare appunto la lettura di un libro. Guarda, siamo in chiusura, allora adesso io chiedo alla regia di riprogrammare le foto e noi, loro, diranno i nomi di quelli che sono appunto effigiati e che sono i protagonisti. Chicca Mencoboni, atletica. Santo in alto. Giordano Cardellini, tiro con l'arco. Ecco, qui ci sono 3 calciatori, e sono da sinistra quello che bacia la coppa è Lollo Marcantognini, al centro Riccardo Tondi e a destra Luigi Maggi. Loro hanno anche una squadra pesarese e naturalmente il primo campionato di calcio amputati Pesaro ha vinto lo scudetto, perché sono i più forti. Lollo Marcantognini, prima l'abbiamo già detto, atletica. Quindi fa 2 sport. Fa 2 sport, sì. Questo è Luigi Maggi, ripreso da solo, che gioca appunto con le stampelle, e quella è la maglia nuova del Monte Labbate. Senza occhiali non vedo, ok. Manuel Trebbi, e anche lui atletica e ora fa lo scalatore. Questo è il mitico Marco Manzini, detto Manzoff, che fa taekwondo. Come vi abbiamo detto, insomma, ha superato un incidente molto difficile, riemerso proprio dalla morte, come si può dire, perché 33 giorni di coma sono tanti.
Lui è Michele Baldelli, è un maratoneta ed è cieco, vedete che corre infatti con il cordino legato al suo, diciamo, alla sua guida, ecco, che anche la figura della guida è veramente di una generosità straordinaria. Peter Pozzoli, basket, sordi. Lui è sordo, sì. Questo è ancora Riccardo, che abbiamo visto prima, Riccardo Tondi, in una delle ultime partite. Bene. Siamo noi invece. Siamo normali comunque, siamo noi. Anzi sono fiera di non essere normale. Possiamo ringraziare solo un attimo chi ha fatto la grafica del libro. Certo, facciamolo, fallo vedere anche alla telecamera live, perché così l'abbiamo visto già in copertina, sì, guarda, così va benissimo. Allora tolgo l'audio e c'è Betta che... Parla Betta e te fai, esatto. Allora. Devo fare così per sfogliarlo? Ah, se vuoi, sì. In questa maniera, no? Sì, sì, sì. Non so se la faccio al contrario, però... Fai vedere un po' di foto magari. Sì, allora la grafica di questo libro l'ha ideata Daniela Marchini, che ringraziamo tantissimo, che ci ha fatto anche le magliette, e lei che ha avuto l'idea del formato, che, per cui tutti ci hanno fatto i complimenti, mentre le foto sono state scattate da Toby Studio, che sono due ragazzi, Giovanni e Mattia, che ringraziamo molto perché anche loro si sono impegnati tanto e, insomma, dai, è stato fatto un prodotto totalmente pesarese grazie ad alcuni sponsor, tra cui il principale iBrand Italia di Luca Tombari, che ha creduto subito nel progetto appena li abbiamo presentato. E... Avete in programma di recuperare quello che poteva essere un percorso di presentazioni e che si è fermato per il Covid? State già lavorandoci, sì, oppure allora noi scaramanticamente aspettiamo? Insomma. Io dico quelle che sono saltate. Dobbiamo andare a Fano per presentare soprattutto Lollo, Lorenzo Marcantonini, che è l'unico fanese, e ancora dobbiamo riuscire a organizzarla. Poi dovevamo andare a Riccione, grazie alla società, all'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, che ci aveva invitato, che aspettiamo un nuovo invito. Poi sappiamo che Emi, che ringraziamo molto, ci sta programmando un altro meeting al Gallo, dove abbiamo fatto una bellissima serata a ottobre nel mezzo delle due ondate, praticamente ci siamo riusciti a beccare l'unica finestra. Abbiamo vissuto una serata bellissima e quindi speriamo di tornarci, perché si è stati accolti veramente bene quella sera, vero Bea? Si è stati proprio... Io pensavo di essere tornata alla normalità quella sera, e tanto calore, e tanta gente, sempre nelle norme igienico-sanitarie. L'estate scorsa penso che tutti avevamo quella grande speranza, ed è stato uno shock, una doccia fredda veramente per tutti. Speriamo questa volta che non sia un falso allarme come l'altro. Abbiamo tutto il discorso del vaccino dietro, che insomma ci sostiene, e ci auguriamo tutti che la cosa vada come deve andare. Quasi non abbiamo il coraggio di dirlo, insomma, sì, siamo tutti cauti, no? Dove l'anno scorso invece c'era le dita incrociate, questo fiume di, esatto. Volevo solo dire che il libro si trova alla Mondadori Bookstore di Via Rossini, per chi lo vuole acquistare, costa 15 euro. Alcuni dei proventi vanno anche per la nazionale sorda di basket, quindi sostenete un bel progetto che insomma da anni cerchiamo di portare avanti. Se non avete tempo di andare in libreria, ci potete scrivere sulla pagina Facebook di Non Siamo Normali chiedendo come fare per avere il libro. Potete anche passare al Resto del Carlino, ve lo portiamo a casa, non so. Lo spediamo anche. Il modo si trova, del resto non sono normali, per cui è il modo atipico e diciamo in qualche modo rivoluzionario. La nostra forza, non essere normali comunque. Va bene, allora abbiamo fatto. Grazie, non ci crederete, ma sono le 10.31, per preciso. Cui abbiamo fatto questa nostra bella chiacchierata. Ci auguriamo di aver fatto scoprire a casa qualcosa che non conoscevano, oppure di aver ribadito qualcosa di cui avevano sentito parlare e approfondito. Adesso andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo con Danilo Crosio, il direttore del Brico Center di Fano, che ha qualcosa di molto importante da raccontarci, insieme a Eleonora Scicchitani, una sua collaboratrice, ma scoprirete tutto dopo. Adesso andiamo in pubblicità e io vi ringrazio, vi saluto. Grazie a voi. E come dico sempre, con questo dono che mi è stato dato di fare questa trasmissione, sostanzialmente per poter dire questa frase: restate con noi. Questa è la frase. Possiamo regalarti un libro, Paolo? Certo.